Un saluto a tutti i miei fan del mio Instapark, siamo tornati in un nuovo video, però questo è un video serie. Ci saranno altri video su questa serie che sto cominciando, e visto un periodo di quarantena, è stato sospeso il campionato. Io ho avuto un'idea con un programma che si chiama Simple Football Simulator. Andremo a simulare da capo il campionato di calcio. Faremo un paio di partite a video. Simuleremo un paio di partite a video e faremo un campionato simulato dal mio computer. Ovviamente i risultati non li scelgo io, sono tutti casuali del programma, che ora andrete a vedere. Vi passo la prima giornata. Ed eccoci qua a registrare questo inizio di campionato. Abbiamo Sassuolo Parma, vediamo come finisce. La partita inizia sull'1-0 per 1-1 tra Sassuolo Parma, 2-1 Sassuolo. Siamo sul secondo tempo e la partita finisce 2-1 per il Sassuolo. Abbiamo Bologna-Verona. Siamo sul secondo tempo, sullo 0-0, e il Verona passa in metà che vince la partita per 1-0. Abbiamo Lazio-Cagliari, vediamo come finisce Lazio-Cagliari. Secondo tempo, sullo 0-0, passa in metà che la Lazio e va a vincerla, che vince 1-0 la Lazio contro il Cagliari. Durante la prima partita Brescia-Inter 1-0 Inter. Secondo tempo finisce sull'1-0 per l'Inter. Abbiamo la Fiorentina-Napoli. Fiorentina-Napoli, che il Napoli passa in vantaggio per 1-0. Siamo sul secondo tempo 2-1, 2-2 e finisce sul 2-2 Fiorentina-Napoli, bellissima partita. E ora Spal-Roma, 1-0 per la Roma, 2-3. Siamo sul secondo tempo, siamo sul risultato 3-1, finisce così 3-1 per la Roma. Lecce-Juventus, 3-0 Juve, siamo sul secondo tempo, vediamo. Finisce 3-0 per la Juventus. Milan Udinese, inizia in casa in Milan. Passa in metà che l'Udinese. Passa anch'io 1-3 e finisce sul 3-1. Poi Milan, il nostro Milan, fa brutte figure in campionato simulato. Prossima partita Torino-Sampdoria. Torino-Sampdoria. Siamo sullo 0-0 e Samp passa in vantaggio e finisce 1-0 per la Sampdoria. Genova-Atalanta, una partita bella tosta. Secondo tempo 0-0 e finisce sullo 0-0, finisce la giornata. Andiamo avanti. Andiamo qua, Napoli-Parma. 2-0 Napoli, in questo momento vuole lottare. Napoli vince 4-0. Passa pure prima. Vediamo. Spal Bologna. Spal vince 2-0. 3-0 di Bologna. Spal questa. Passa nelle prime posizioni, vediamo. Milan Cagliari, vediamo lo Spal, no, lo Spal è un pochino in alta classifica, però il Milan pareggia in casa contro il Cagliari. Inter Genoa, vediamo. Inter Genoa 2-2.
Finisce la partita 2-2, l'Inter pareggia. Lazio-Sassuolo. Passa Sassuolo in vantaggio, secondo tempo 2-2, finisce sul 2-2, Juventus-Sampdoria. La Juventus sta perdendo 2-0 in casa, contro 3-0. 3-0 perde la Juventus, l'Atalanta contro l'Udinese. Atalanta contro l'Udinese. Finisce solo 0-0. Vediamo, Brescia Lecce. È una partita di gran salvezza questa. Vince Lecce, sta vincendo 2-1 e finisce così 2-1. Abbiamo Roma-Fiorentina, partita molto combattuta, ci aspettiamo, vediamo. 2-0. E finisce solo 2-0, non è stato un risultato aspettato, però aspettavamo qualche gol pure per la Fiorentina. Era molto lungo, però una partita pure di metà classifica, penso. 2-0 Verona. La giornata finisce qui, vi ringrazio se l'avete visto tutto. Vi invito a iscrivervi al mio canale, che siamo, se non sbaglio, quota 94, quindi, ma che però, se iscritti ai traguardi dei 100, e là organizzerò un video speciale per quando raggiungerò i 100 iscritti. Seguitemi pure sulla mia pagina Facebook e Instagram, mia Instapazzo. Seguitemi su, se volete, pure su TikTok, Milan Instapazzo Official. Lasciando un mi piace, condividere e commentare questo video se vi è piaciuto, per questa nuova serie che ho ideato. Ci vediamo alla prossima serie, che dovrebbe uscire martedì nel primo pomeriggio. Dovrei farlo uscire. Né bene né male, forza Italia in questo momento, e soprattutto io resto a casa.